Gli studenti di UniUrba hanno incontrato Lucia Annibali, consigliera per l'esame delle questioni in materia di pari opportunità per l'omonimo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Titolo dell'incontro: Noi ci siamo, l'educazione sentimentale contro ogni forma di violenza. Perché oltre a essere avvocatessa, Lucia Annibali è stata anche oggetto di violenza con l'acido in un tentato omicidio d'identità. All'appuntamento con gli studenti della Carlo Bo giovedì 9 novembre, anche Anna Rita Calavalle, docente dell'Università di Urbino che subì violenza di genere in anni in cui di femminicidio non si parlava. Ha coordinato l'incontro la giornalista del Corriere della Sera Giusy Fasano, coautrice del libro Testimonianza di Lucia Annibali, Io ci sono, la mia storia di non amore, edito da Rizzoli. Sì, è un momento particolare anche in vista poi della giornata del 25 novembre, quindi effettivamente si concentrano molte iniziative. È sempre importante, penso, parlarne, soprattutto ecco, se lo si fa nel modo giusto, per spronare con le donne che soffrono, che vivono in difficoltà, a riscoprire un po' il coraggio che è dentro di loro e quindi a fidarsi anche delle persone a cui possono chiedere aiuto. Quindi in realtà l'intento di queste iniziative, come anche un po' il lavoro in generale che stiamo portando avanti come Dipartimento Pari Opportunità, è proprio volto a quest'ottica. Invece qui a Urbino ripartite dall'educazione sentimentale. Sì, educazione sentimentale, ma anche educazione di se stessi probabilmente, no? Quindi costruirsi un po' come soggetti positivi nella società e quindi nei rapporti anche con gli altri. 4 anni dopo, come vive oggi Lucia Annibali? Oggi vive a Roma, quindi è impegnata costantemente proprio come lavoro, ecco, in collaborazione col Dipartimento per le Pari Opportunità, quindi cerco di mettere a frutto la mia esperienza, ma anche un po', spero, la mia intelligenza, ecco, per il bene degli altri. Questo è sostanzialmente quello che io cerco di fare.